Inspira. Fuori. Perché io credo che tu abbia preso una vecchia botta lì in testa. Non sei l'unico che lo crede? Ok, posto di sonno. Ecco fatto, l'ho aggiustata subito, ok? Devo andare così e verso il basso. Buonasera a tutti, oggi siamo con Sara che è venuta per un problema tra mandibola e cervicale. Adesso ce lo racconta lei, così facciamo un po' un punto della situazione. Allora, diciamo che non so effettivamente qual è il problema, credo sia una forma di bruxismo. Comunque tendo a avere un tic alla bocca che mi provoca un'infiammazione qua dietro la cervicale. Ok. Mi è successo di rimanere bloccata per circa una settimana a sinistra? A letto, sì, da questo lato. E durante la giornata ho sempre fastidio a questa parte della schiena. Ok, quindi irradia dietro. Senti anche dolori o formicoli su spalle e braccia? Sì, un continuo. Tutte e due? Mi tocco in continuazione, fa scrocchio. Ok, sempre. Innanzitutto le circonduzioni evitale, perché non sono movimenti che piacciono alla cervicale. Ma più esatto, i movimenti unilaterali, insomma, unidirezionali. Detto ciò, mettiamoci all'opera. Accomodati seduta. Perfetto. Adesso cerchiamo di capire dove parte il tuo fastidio. Io sento un po' di tensione qua. Qua un po' meno? Sì, lì meno. Sei d'accordo? Ok. Se vado su, fastidio qua? Sì. Qua un po' meno? Esatto. Se vengo in mezzo, peggio a destra o peggio a sinistra? Destra. Esatto. Bel blocco qua, eh? Sei mai caduta sul sedere? Sbattendo il sedere? Boh, cado sempre. Cadi sempre? Sì, un po' sempre. Cambio. Prendi storta, anche distorsioni, cambio... caviglie e ginocchia? Sì, immaginate. Una serie di blocchi. Senti qua. Che è? Un blocco, non si muove proprio qui la colonna. Sono schifo. Non giungere a conclusioni affrettate. Morbida, guarda dritta. Giù. Meglio. Hai preso botte in testa? Tipo qua? Facciamo così, vieni a pancia in aria, vieni a pancia in aria. Lo testo io. Così, tesi. Non devi piegarli così, ok? Spingi le braccia uno contro l'altro, vai. Inspira profondo e trattieni. Spingi. Butta fuori l'aria. Trattieni l'aria fuori, non respirare più. Spingi in dentro. Che vuol dire? Allora, prendi aria, la butti fuori. Quando hai finito di buttarla fuori, non prendi più aria. E con l'aria fuori spingi in dentro le braccia. Ok, a posto, vieni giù. Tesa. Spingi su così, vai. Ok. Vai. Ok. Vai. Ok. Vai. Con questa. Sì. Vai. Senti, qua è un problemino. Allora, quando io premo di qua, tocco di qua sullo stesso punto, spingi in su. Senti che sei forte? Ok. Quando io tocco di qua, spingi su? Ah, è vero. Vedi? È vero, basta niente. Perché non attivi le fibre muscolari. Vediamo di qua. Perché? Spingi su? Perché io credo che tu abbia preso una vecchia botta lì in testa. Non sei l'unico. Che lo crede? Vabbè, questo lo facciamo dopo. Iniziamo qui. Spingi su? Ok, inspira, trattieni, spingi adesso. Vedi che adesso sei forte quando tieni aria? Butta fuori, spingi su mentre butti fuori. Vedi che perdi? Quindi quando inspiri, facciamo così. In ispirazione vai così, inspira, fuori.
Quando lei respira, l'osso sfenoide ruota così, quindi inspira, lo portiamo fuori, in flessione craniosacrale si chiama. Inspira, fuori, ultimo, fuori. Adesso, Sara è la nuova collaboratrice di Delos Lab, il team che mi segue la comunicazione e come è ormai prassi le abbiamo fatto diciamo un po' il battesimo perché avendo lei comunque confessato a loro di avere vari problemi con la cervicale, le spalle e comunque svolgendo un lavoro che la tiene costretta a stare seduta al computer per tanto tempo, abbiamo fatto un controllo per capire da dove partisse il suo problema. Effettivamente abbiamo rintracciato una disfunzione nel cranio, sullo sfenoide di sinistra, che io sospetto possa risalire a un vecchio trauma cranico, anche di lieve entità. E poi abbiamo trovato anche un po' di muscoli all'interno della bocca che non stavano lavorando in modo eccellente ed armonioso tra loro. Al che ho corretto la cervicale, ho lavorato i muscoli della bocca e ho lavorato anche un po' utilizzando una tecnica craniosacrale sulle suture, le ossa craniche. E dopo ho fatto un full body adjustment e Sara sembrava essere incredula perché non si era mai ha confessato di non essersi mai sentita così sciolta, così libera e così priva di dolori. Tant'è che poi, insomma, abbiamo anche scherzato un po' sul fatto che ha aspettato un bel po' prima di venire dal chiropratico. Comunque sia, mi ha promesso che tornerà spesso a farsi aggiustare regolarmente per restare in salute e che dire, ti aspettiamo. Quando c'è questo tipo di disfunzione, dobbiamo andare a lavorare sul palato. Prendo le ossa qua, le blocco, cioè non le blocco, le stabilizzo. Apri grande, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori. Ok. A questo punto tocco lo stesso punto di prima, spingi in su, più forte, no? Sei d'accordo? Ok, le gambe sono già pari. Probabilmente se le avessi guardate prima ci sarebbe stata una differenza, ma non posso saperlo perché le ho guardate solo adesso. Rilassata, lascia. Ha fatto Ok, posto ci sono. male? No, male no, Ah, ok. non mi aspettavo Un po' di così. rumore. Lascia. Ok, questo meglio, no? No, che posto. Lascia. Va rilassata, rilassata. Piego un po' qua il ginocchio, ok? Eccolo qua. Piego qua, no, adesso tu mi dicevi che avevi fastidio anche alla cervicale, giusto? Mani qua su da me. Senti che ci sono una falange e mezza di differenza, c'è una falange e mezza di differenza? Quando io tiro, Sì, questo. tutto è più lungo e questo è più corto. Sì. Gira la testa verso destra, di più fino alla fine. No, non cambia, gira verso sinistra. Quando tu giri verso sinistra neanche cambia, testa in centro, porta l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Guarda, morbida, ti metto io, ecco qua. Così. No, l'altro Ah, scrocchiato. lato. Eccolo. Questo pareggia subito. Lo senti? Ok, quindi giù. Sappiamo che c'è rilassata, un blocco, eccolo qua. Che deve essere corretto in questa direzione. Ok, pertanto sarà poco più di questo. Posso farlo? Non avrei dolore, te lo No, garantisco. sì, vai. Ok, ridammi le mani qua su. Adesso senti che sono pari anche Sì, con la sì, testa al centro? sì. Ok, vediamo adesso la mandibola.
Dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro. Ok, spalanca la bocca, grande, grande, grande. Spingi. No, va bene, stringi i denti. Spingi. Adesso fai così con la mandibola. Lateralizza, mentre lo fai, continua a farlo e mentre lo fai spingi qua. Ok. Vai. No, va bene, porta la mandibola avanti. Vai. Ok, in dentro. No, faccio. Vedi? Bravissima, spingi. Ecco qua, spingi. Portala più dentro. Gomiti dritti, gomiti dritti. Ascolta quello che ti dicono, non far di testa tua. Allora, gomiti dritti, parti qua, okay. Mandibola in dentro, così. Uh-huh. Adesso che stai così, spingi. Vedi che perdi la forza? Uh-huh. Queste sono le fibre posteriori del temporalis, ok? Che ti fanno rientrare la mandibola. E ci sta perché sono anche vicine alla parte del cranio che abbiamo corretto prima. Solo che prima stavamo correggendo una sutura, quindi l'incontro tra due ossa nel cranio. Adesso correggiamo un muscolo, che sarà questo qua. Gira. Qua farà un po' male. Sto facendo, si chiama muscle spindle technique, tecnica dei fusi muscolari. In questo caso per inibire approssimo le fibre. Ok, andiamo di qua. Ok, adesso rifacciamo il test, ok? Ok. Prova a rimettere la bocca in dentro. Uh-huh. Spingi. Senti che tieni meglio? Sì. Ok, giù. Adesso piano piano ti mando a pancia sotto. Ah. Abbiamo perso la carta. Ok. La faccia la mette qua dentro? Yes. Vediamo un po'. Aspetta, devo passare di qua. Piega il mento verso il petto, rilassata con le spalle. Qua c'è un piccolo blocco, rilassata. Piccolo. Vabbè. Morbida. No, di qua abbiamo fatto tutto. Ok. Pensa da quanto tempo avevi quel blocco lì? Anni, penso. Anche io. Ci tengo anche a fare i ringraziamenti di rito a tutte le persone che mi aiutano a crescere, a sviluppare il canale. E come al solito mi congedo con il consueto buonanotte. Qui la decima. Per questa passo di là. Preferisco tenere il punto bene preciso, così. Ecco. Eccola là. Ok, adesso, perdonami. Ottimo, rilassata. No. Guarda come sei elastica. Adesso arriva una parte abbastanza piacevole. Mm. È un massaggiatore questo, ok? Oh, bello! Lo vedi, te l'ho detto? Bellissimo! Solitamente quando c'è un blocco dell'articolazione temporomandibolare della bocca, c'è anche un blocco nel bacino e dei muscoli chiave del bacino sono i glutei, per quello mi sono soffermato un po' di più lì. Perché sono gli estensori dell'anca. Ok. Adesso. Fastidio qua?
Poco, sì. Qua? Meno. Meno. Quindi do fastidio qua. Se premo qua, migliora? Sì. Ok. Osso sacro. Allora. Calcia su. Ok. Calcia su. Rifacciamo. Calcia su. Sì, ti inibisce. Vieni sdraiata sul fianco destro, per favore. Infatti c'è un blocco del bacino. Ma il corpo è tutto collegato, non c'è wifi, è tutto, tutto cablato. Mormina. Ecco fatto. Pancia sotto di nuovo. Controlliamo se la correzione è andata a buon fine. Quindi rifaccio il test, il challenge. Calcia su. Senti che adesso sei molto più forte? Sì, sì. Adesso a me, per deformazione professionale, le lombari piace controllarle quando il paziente è già sdraiato sul fianco, quindi ti faccio sdraiare sull'altro fianco e in quella posizione controlliamo quale vertebra lombare andare ad aggiustare. Piega. Avanti col sedere. Morbida, morbida, morbida. Quinta, quarta, terza. L'hai sentito subito, vero? La terza è ruotata verso sinistra, quindi la posso anche prendere così, rilassata. Ecco fatto, l'ho aggiustata subito, ok? Adesso vienimi pancia in aria. Apri grande la bocca. Che devo fare? Apri la bocca. Chiudi. Apri di nuovo. Fino in fondo. Chiudi. Senti, sei un po' bloccata qua. Gira. Adesso ci vado con l'activator. Apri a metà, per favore. Troppo, un po' di meno. Così. Devo andare così e verso il basso. Ok. Torno al centro, apri di nuovo, fino in fondo, chiudi, apri di nuovo, ok, gira di qua, apri a metà. Adesso qui devo andare solamente laterale, apri poco poco. Ok. Apri grande, ok, molto meglio. Vienimi seduta girata di là, per favore. Questo prima non saliva, lascia. Guarda adesso. Meglio, no? No, questo già saliva, adesso bisogna lo metti dietro la testa. Fammi portare il gomito avanti. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa, dietro la testa. Fammi portare il gomito avanti, lascia. Ecco qua, anche le spalle. Dormo okay. Bene questa notte, sì. Eh? Dormo bene questa notte. Mi sa di sì. Lascia. No, che a posto. No, posso, vieni in piedi, mani sui fianchi così, spingi il tuo gomito gradualmente indietro, non la spalla, il gomito, tira un colpo secco, ecco fatto, dammi l'altro, spingi gradualmente indietro, colpo secco, perfetto, come nuova, girata verso di me, no, le orecchie stanno a posto. Meno quelli. Ok. Perfetto. Cammina un po', mi dici come ti senti avanti e indietro? Leggera, molto meglio. Meglio, vero? Qua su, indietro? A posto? Su una nuvola. Ok, bene, siamo contenti allora. Qua tantissimo, stavo proprio male qua dietro. Adesso prima? No, prima. Ah, prima, adesso meglio? Adesso mi sento proprio più... Volare? Volare. Ah, bene. Quasi volare. Questo è quel che vogliamo. Pare che funzioni questa chiropratica, che ne dicano gli altri. Bene, mi ha fatto piacere, Sara. Grazie. Grazie a te di essere venuta.